I percorsi letterari di Alessio Barettini. Cari amici di Caffè Italia Radio, ben ritrovati ai percorsi letterari. Parliamo anche oggi di un romanzo italiano molto recente, appena uscito anche questo. Si tratta di Dario Voltolini, Il giardino degli aranci. Allora, è un romanzo molto breve questo ultimo di Voltolini, ma molto pulito, come dire, un'istantanea, una sorta di Polaroid venuta particolarmente limpida. È una Polaroid perché è un viaggio nel tempo, questo Il giardino degli aranci, in cui il protagonista, Nino, questo è il suo nome un po' ridondante, riflette, ricorda alcuni dei suoi amori della gioventù e anche della pre-gioventù. Ed è particolarmente limpido e riuscito questa operazione di memoria perché questa è anche l'occasione per Voltolini di raccontare con chiarezza di un personaggio i cui rapporti con il mondo femminile sono stati basati sull'autenticità, sulla spontaneità e sulla apertura più naturale e passionale anche dei sentimenti. In particolare il protagonista ricorda la figura di Luciana, una ragazza conosciuta al liceo, della quale lui si era innamorato, e in realtà il racconto di questo innamoramento lo racconta in modo speciale proprio perché, al di là invece di tutti questi innamoramenti adolescenziali che seguono scie sempre diverse e veloci, l'innamoramento di Luciana è un innamoramento che attira l'attenzione di lei, perché Nino ogni giorno le porta un disegno nell'intervallo senza aggiungere nulla, forse attendendosi una reazione o, come dire, sperando in un segnale. Luciana, dal canto suo, questo segnale non lo fornisce, lo fornirà solo molti anni più tardi, quando Nino si ritrova appunto adulto a rincontrare per caso all'IKEA prima e poi in un incontro di resoconto con lei, e dove appunto si racconta che senza dolore, senza il rancore di qualcosa che non è successo, ma che ha invece aperto la strada ad una leggerezza e ad una spontaneità che dunque porta con sé anche la bellezza del ricordo e del racconto. Dunque, questo incontro con Luciana è per Nino appunto l'occasione di riprendere in mano le sue storie, in particolare i suoi innamoramenti, quelli più intimi, quelli più inconfessabili, quelli delle estati fugaci di ragazze che forse non si sarebbero mai più incontrate, di sfioramenti, di palpitazioni, di grandi enfasi ed effusioni che poi in realtà non hanno mai grande seguito, ma che lasciano indubbiamente il segno.
e quindi appunto che vengono qui a rappresentare un dialogo con se stesso, una riflessione che lo porta a riconoscere che la passione per Luciano è stata quella più autentica della sua vita, e che a cui appunto fa seguito una curiosità di fondo che sembra inevitabile e che rappresenta un po' anche il desiderio di continuare a raccontare questa storia, questo sentimento, questa educazione sentimentale che effettivamente raccoglie nella sfera privata, nella storia privata, una serie di possibilità che poi si concretizzeranno in un racconto che muove dalla necessità di mettere un punto, evidentemente. E il Giardino degli Aranci è insomma una sorta di romanzo di formazione raccontato all'incontrario, nel senso che ci sono degli echi che rimandano per esempio nella tradizione letteraria italiana ad Agostino di Moravia o all'Isola di Arturo della Morante, o in ogni caso forse che esplorano questo mondo in modo meno opprimente, perché insomma tutto qui in realtà pare sempre molto fresco, molto primaverile, eccetera, ma effettivamente la riflessione, no, raccoglie poi una sorta di spunti che il protagonista dunque ripercorre, spunti per parlare di se stesso, sempre attraverso il racconto anche di Luciana stessa o di altre donne che appunto sembrano essere necessarie dunque al racconto stesso e alla sua prosecuzione. E dunque insomma qui l'autore usa a un certo punto una metafora interessante, anche divertente, quella del granello nell'ostrica che viene trattato per disinnescare la sua irritazione, e da qui la nascita della perla. E dunque insomma è come se quel tentativo di colmare le nostre mancanze venga diciamo in questo senso ritrovato nel rapporto sincero sia con se stesso che con appunto l'altro genere che in qualche modo sembra quasi rappresentare una sorta di ricetta del benessere, della capacità di accettare i cambiamenti e anche della capacità di stare dentro il Giardino degli Aranci che fu realizzato a Roma dall'architetto De Vico nel 1932 e che dunque viene a mostrarsi come una sorta di luogo edenico in cui si può passeggiare amabilmente osservando e assaporando i colori e i frutti di questo spazio che a volte poi si confonde con
la quotidianità e con il ricordo. Dunque, Il giardino degli aranci di Dario Voltolini, un ultimo romanzo dell'autore torinese che sicuramente fa centro sempre nella sua capacità chirurgica di esprimere una lingua, una voce che sanno andare dove devono andare senza perdersi troppo in chiacchiere eccessive e invitando il lettore ad apprezzare una lettura leggera ma non priva di spunti. Un caro saluto a tutti voi. I percorsi letterari di Alessio Barettini.